Senti fumatori, buongiorno. Sto facendo un po' di lounging mattutino della domenica. In compagnia della mia Daniel Bruyère, qualche numero che ora non ricordo, e del Sixpence di GLP's. Tabacco che mi sta piacendo sempre di più. Ormai sono a 3 settimane di fumate abbastanza continuative e quindi mi sento quasi pronto per parlarvene. Il lounging, per chi non lo sapesse, è un'attività tra molte virgolette sportive, anche perché mi vedete come sono combinato. Diciamo che è una passeggiata con una certa attitudine sportiva, nel senso che si fanno anche tanti chilometri. Io oggi sono a 5 e ne ho ancora un 2 o 3 per la via del ritorno, però con anche lo scopo di farsi la propria carica di pipa. Io me ne sono portati addirittura 2 nella stessa pipa, in questa qua, però ho in tasca, infilato da qualche parte, una seconda carica. È una cosa divertente perché si cammina ovviamente a velocità ridotte, si osserva il paesaggio, ma non ci si ferma, almeno io non mi fermo, non sto dettando le regole del lounging. Io so soltanto il nome del lounging, ma non so quali sono le caratteristiche e i dogmi se ne ha del lounging. Ecco, quindi prendete le mie parole come una mia interpretazione personale del lounging. E quindi si passeggia a velocità ridotte, si guarda in giro, si sentono gli odori, i profumi. Visto che è domenica mattina e sono anche i bordi delle statali, potrei anche trovare qualche cadavere nell'angolo. Non lo so, spero di no. Però l'atmosfera è un po' quella, no? Fango dappertutto, solchi di macchine, di auto, e insomma, mi aspetto di vedere un sacco nero da qualche parte. Niente, comunque ti permette di gustare un po' il paesaggio, ma anche di farti la tua bella fumata continuativa, perché comunque si scoprono anche attitudini nostre, ovvero camminando, tenendo la pipa in bocca, c'è una sorta di areazione, un po' il famoso metodo del respiro di cui ho già parlato. Però ci si mette alla prova e si scopre, insomma, che si possono anche che si può anche fumare beatamente, o forse anche più beatamente, anche mentre si cammina e si fatica. Non troppo, non troppo. Adesso volevo arrivare a farvi vedere un bello scorcio di campo. Vediamo se ci arriviamo. Non è lontano. Vabbè, intanto vi dico qualcos'altro sul Sixpence. Mi sta piacendo molto perché trovo delle similitudini con il mio amatissimo Carolina Red Flake di Cornell & Diehl in edizione limitata. Anche lì c'erano dei Virginia Rossi, ma questo non è in edizione limitata, quindi in Svizzera si trova, e ha anche Kentucky e Perik che lo rendono più movimentato e interessante, ma comunque sia ne parleremo meglio. Ciao. Ora vi faccio vedere il campo che vi dicevo. Ci vediamo presto. Ciao da Moreno.